Yes, siamo in live. Ciao a tutti e benvenuti in live. Siamo anche oggi qui su GTA 5 con la nostra Emily Wilson, vestita però oggi in borghese ancora, col vestito che ho fatto ieri in live. Quindi andiamo a lavorare che mi chiamano già. Salve, chi è lei? Nessuno. Non perché sei così vestito, in modo strano? Ma che cazzo ne so. Vabbè, ciao. Posso sequestrare l'auto del precedente? Andiamo a vedere la vanilla cosa vogliono da me. Ma non bastava fermarmi? Ma non bastava accostare? Ero fermo, ma Sì, un attimo. magari inchiodi quando le suoci le lampeggianti, così magari facciamo che la spedisco a Roma, eh? Ma che modi sono Minchia, di ma è... frenare in questo modo? Ma secondo lei una macchina riesce a frenare in un secondo? È la mia Lei andava a frenata. 111 km/h. Ok, chi lo sapeva che lei scappasse via? Di solito le Scusa. macchine accostano, non si fermano in mezzo alla strada, ok? Ero... Mi Sì, dai ma documenti andando per a le... favore? Sì. Però non si arrabbi con me dopo che mi ha devastato l'auto, però, Ah, è eh. devastato l'auto. E allora lei impari a non chiudere davanti alla strada le auto quando le fermano. Madonna, che male ho, porca troia. Faccio un attimo di ritardo perché il cretino andava veloce e inchioda davanti a me alla volante mentre lo fermano. E quindi lo sto da Ho contro, arrivo su. visto tutto. Ma dimmi, Teo, se che cazzo deve frenare uno così davanti a... Davanti alla volante, ma guarda te. Ciao a tutti in live, comunque. Posso avere i documenti della licenza, per favore? Certo. Grazie. Ti figuri. Tentevi valida, perfetto. Un attimo solo. Guardi, per la velocità in cui anche come andava, dovrei fare la multa del 5%, sa, vero? Sì, lo so, stavo senza benzina, l'ho detto un Le attimo. faccio una multa dell'1% per stavolta. Però mi raccomando, la prossima non viene una volante, non gli chiudi davanti, perché non tutte le auto hanno dei freni come la sua che frena in un secondo, eh. Sì, ha ragione. Purtroppo quella macchina bianca con lì dietro Me ne sono accorto, mi si ferma laggiù. Quindi, qua ci arrivavo io. faccio prendere il tablet, un attimo. Allora.
Ecco che la sua multa direttamente via telematica arriverà, quindi non c'è bisogno di firmare nulla. Ecco qua. Perfetto. Arrivederci, ecco che le sue documenti. Abbiamo quel signor messicano o Talisidoro, Sì. compagnia di Ecco qua, altre persone, arrivederci. altri quattro Al qui al McKenzie, McKenzie, vero? sì. Immaginavo. E c'è il presidente Giugia anche con loro, perché l'abbiamo visto in macchina con loro prima, eh. Potete controllare? Stanno chiamando i vari. Da quella parte. E cercherò di spingerti sul petto. Che succede? Ok? 3, 2, Che succede? 1. Il soprano cugino si sta sentendo male. Perché? 3, Una taser era 2, troppo forte. 1. Oh mio Dio. Avete chiamato un medico? Sì, sta Sì, sta arrivando. arrivando. Come sente il Oh mio battito? Dio. Sta E beh, questo che mi ha chiamato? Ah, porca puttana. No, c'era altro, però è successo questo. Porca puttana. Mi serve un Serve un po' po' di di sedano. sedano. Qualcuno ha un Serve un po' di po' di sedano. sedano? Sedano? Sedano. Sedano, sì, Come cazzo lo sedano. vado a prendere il sedano? Cercate Cercate dentro la dentro la vaniglia, vaniglia. ci sarà qualcuno che avrà un po' di sedano. Che cazzo? Vabbè, andiamo a cercare il sedano. Mi scusi? Ma lei la radio l'ha dimenticata a casa? Io sì. Vado a prenderla perché è importante. Sì, arrivo. C'è bisogno di un intervento medico al Vanilla. Dietro Sta Vanilla. arrivando, un attimo, c'ho Arrivederci. un'altra chiamata, ma... No, capolinea, per favore. Sta arrivando un medico, l'ho richiamato perché la Lontano. radio, mi pare, ce Sì, l'ha sì, nel sì. culo la radio. Questo medico ce l'ha nel culo la radio, a quanto pare. Allora, cugino ti farà un po' di male, sappilo. Falcon One, Allora, c'è il aspetta. presidente con loro. Dov'è? Al benzinaio sotto Uno, la McKenzie, due, vicino al tre. magazzino. Controllo il battito. 5, 6, 7, Ok, 8, lo sento il 9, 10, battito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, Ho del 4, Satan. 5, Non avevano del 6, sedano. 7, Satan. 8, 9. Ma il medico, 10, Il medico non so, 1, cioè non ha neanche 2, la radio, il mio 3. sto medico. 4, Grazie, 5, Cassandra. 6, 7, Guarda 8, 9, 10, dov'è il medico io. 1, 2. Dai, non fare il Dai che cazzo, c'è, state zitto e non No, rompete no, mai il ok. coglione. Cosa è successo? Non lo so, stai zitto però. Ma che è sto bidone? Allora fa qua la cosa. No, non ci posso credere. Cazzo, ho abbandonato la macchina. Ecco il medico. Sì, si è appena Che è ripreso. successo? Si è Si è ripreso? ripreso lentamente. Prova a fargli un controllo. È meglio così, cazzo. Stavo avendo un Mi arresto controlli, cardiaco. mi controlli. La devo controllare, andiamo in ospedale, non la controllo qui vicino a un bidone, Dai, alla cugino, vai dal barella. medico. Beh, ragazzi, Vada, sì. vada Porta la barella. all'ospedale. Porta la Ah, barella. Luigi, non, cioè, mi ricordo poco. Poi te lo Meglio. spiego. Cazzo è successo? Vabbè, andiamo, va. Te lo spiega poi Vieni, tu vieni. tuoi colleghi. Che paura ho. Mi ricordo che McMahon stava taserando Luigi. Ah, ok, va bene. E non ti vediamo. Ok. Dice che è già qua, ma io non lo vedo. Eccola Eccolo, bella. è qui, qui. Eccoci qua. Oddio. Oddio. Siediti o sdraiati. Perfetto. Perfetto. Cioè, in ospedale, cazzo. Cassandra, Yeah. dimmi cosa dovevi dirmi.
Luigi doveva dirti qualcosa. No, non è il momento. Vabbè, io lo torno in giro. Hai ricevuto. Ma non ha avuto coraggio. Non ha avuto coraggio. Ok. Emily? E niente. Cancello. Ok. Falcon 1, qua il coppetto col presidente, stanno prendendo l'elicottero con presidenziale, stanno partendo, cerchiamo di seguire comunque. BC4. Ma io ho detto per scherzo. Ha visto che ho spostato la cosa qua? Ottimo. Visto? Ho detto per scherzo. Segue l'elicottero presidenziale con Eagle e Messicano dentro e altri tizi. Anzi, mi raccomando.
Tutto bene? Sì, più o meno. Ok, perfetto. Adesso sono a riposo. Perfetto, arrivederci. Ok. Bene. Oddio, Romarella. Juan, dove vi trovate? Ah, ci troviamo al momento vicino a Eclipse Tower. Ma serve su box? No, vediamo casa presidenziale, stanno attellando un altro. Oh, Mannix. Grazie. Grazie per essere venuto qui. Il presidente si è caricato il messicano. Sono amico. Per la pelle. Probabilmente ci hanno visto che li seguivamo, hanno voluto prendere l'elicottero per vedere noi in aria. Perché si sono alzati di quota enormemente e poi si sono lì abbassati. Ma no, quindi dobbiamo cercare il presidente, non ho capito. No, finché non essere in pericolo. Ma se si è caricato lui? Appunto. Sarebbe un ufficiale o un cadetto in centrale per un rinnovo di porto d'armi. Comunque no, non lo fermo, stanto una chiara. Quando gioco di grafica, questa così tanto.
Così, vai. Tanto queste da qui non servono. Questo si potrebbe aumentare o diminuire, però adesso devo vedere. Normale, tutto normale, se no. Perché se no non ti carica le... Non ti carica le texture. Queste qua sono le impostazioni. Infatti io non vedo molti segnali stradali, purtroppo tenendo bassa la luminosità, cioè la qualità, non vedo alcuni segnali stradali, non vedo tutte le panche, magari tutti i dettagli sulla mappa che mi fanno laggare e non serve a niente. No, io lo tengo su così, perché sennò poi magari laggo e non voglio, sinceramente devo correre poi magari con... Parli più che altro con gli inseguimenti o correre per le cose auto qua, poi laghi, poi anche i lampeggianti rovinano un po'. Per laggare un po' di più i lampeggianti poi. Vabbè, 2060 tiene bene, sì. Poi dipende anche da che RAM, quanta RAM hai, perché questo gioco qua non è tanto di grafica. Cioè la grafica, la scheda grafica ti serve solo se hai delle texture, del texture pack o delle shader, così. Se no ti brucia, cioè se gioco qui ti hai bisogno di RAM e processore potente. La scheda grafica molto non serve molto questo gioco. Infatti io, avendo la 1050 Ti, vado benissimo con 16 GB di RAM, perché con 8 avevo problemi. No, cazzo. Tappolino è sbagliato. Polinia? Come hanno le dietro? Grazie mille. Sì, Capolinia. La mia ditta si chiama Capolinea Sbagliata. Wilson è scivolato da lì sopra. Il medico mi sente la chiamata, quindi prova a chiamarlo lei. È scivolato. È un cretino, si è buttato da qua in alto. Ma ha sparato il tenente. Ma come sparato? Ma cosa dici? Salve, dottore? Quando? Salve, sono Wilson, agente di polizia. È una persona che in piazza centrale è svenuta per sensi. Arrivo subito. Salve, sono siamo vicino a Caratrezzi, diciamo, a piazza centrale. Va bene. Arrivederci. Arriva il dottore, dovrebbe essere qui. Oddio. Codice 0, via. Vengo anch'io. Codice 0 a tutte le unità. Codice 0 ad anch'io. È il negozio dell'altra volta. Devo sperare che non c'è più. Niente. Aia. Arrivederci. Annullato. Beh. Vabbè, continuiamo a soccorrere questo povero ragazzo. Sceriffi, muti che correte così, che tanto è annullata. Mettiamogli un petardo. No, io così lo ufficiale McMahon fuori servizio. Elicottero presidenziale vuole. Continua a fare il cazzone, però cari. Di polizia. Ha tirato una tigerata. Cosa? Può ripetere? Fa le multa a chi guida, per favore, perché essere veramente ridicolo. Fallo bene, vieni qua. Fallo bene, noi essere in aria, sopra voi. Sul cavo, non ci vuole essere in piedi. Attendeteli sulle scalette. Io sono con i pantaloni. Così è sbaleato. No, hanno appellato. Sono già atterrando. Aspettate una chiamata? Ma che andate in Caratrezzi e macchina? Sì, no, allora praticamente succede questo. Noi facciamo anche il trasporto di persone rimaste a piedi. Ah, ok. Quindi arriva anche quella macchina lì. Perché non vi sponsorizzate a fare annunci così? Devo fare l'annuncio adesso. Abbiamo fatto la foto, piano piano facciamo locandine. Così la che palle ci dà proprio. Ci picchia quella che palle. Non ci sono mai, quindi, cioè. Sì. Il dottore ha detto arrivo subito, ma si è perso. Io non ho mai fatto così tante operazioni ai puloti in vita mia. Bene, ottimo. È bello. Non posso farlo. Guarda. Vecchio.
Tada. No. E niente. Va bene. Niente. Mamma mia, solo tu sei così, guarda, veramente. Tu chi? Timothy? Tu. Voi, va. Ah, voi. Lui, il cane. Michele, oh, è arrivato quell'altro. Lo sai che ho scoperto che il medico sa fare l'anfetamina. Ah, bene. Sì, chieda. Che cazzo è stato a fare? Ma li stanno a menare sti poveri meccanici. Ma no, sì. È lui che... È lui che... Vabbè, ma non sono sanguigno, signore. È stata qua, vabbè, io vado, arrivederci. Arrivederci, a B. Arrivederci, grazie. È a B, signore? A B, sì, sia A che B, a B. Quello fi... Niente, era appena rullata comunque. La connessione mi va male, quindi sto facendo poco al PC. Ah, vedi, il 2060, tutto eccetera eccetera. E poi ti frega la connessione. Su Wilmington. Mi tu. Oh, carissima. Salve. Che c'è? Oh, ciao. Ragazzi, l'avete sentito cosa è successo l'altra volta? La no. Che è successo? Che è successo? Cosa? Praticamente hanno scambiato, degli ostaggi per lei. Sì? Mizzica, messo male con lei. È lei in costume. È lei in costume. Mi ha detto che non era male. No? Ci faccio vedere anche noi, gente. Cugino soprano, venga qua. Cugino soprano, anche se ce ne sono due. Ce ne sono due, di soprani. Il cugino. Non va a cazzo, che stiamo parlando con lei. Sì, vabbè, Williamson. Sì? Ti adoro. Ok, grazie. Anch'io. Arrivederci. Arrivederci. Sei sempre nei nostri cuori. Sì, grazie. La Beatrice non la batte nessuno, eh. Esatto, va bene. Beatrice più bella. Perché? Vabbè. Socio. Vabbè. Ma siete seri? Sì. Cosa? Porca. Ma siete seri? Vabbè, io vado. Adatto. Ciao. Ecco. Ma che... Ne parleremo in separata sede. Non in questo momento. Per favore. Che già siamo nella merda. Perci... Te ne dà tanti problemi quell'uomo. Oh, c'è l'elicottero sterrando. Ma vi pare normale che atterri sopra? Vabbè, se atterri sopra. Vabbè, presidente. Ha parlato col capitano. Il capitano ha detto che va bene. Che c'entro io, scusa. Se il capitano è quello che decide la centrale, non io. Quindi, ma il capitano non va bene. Ma se il capitano, che c'entro io, cioè. Se il capitano non ha fatto niente, vuol dire che... Ah, bene, Omega, la stessa bene. Ecco, bravo. L'unica... Deciderei io che sono un vice sceriffo in prova, quando il capitano dice che va bene. Pensa che la prova qua non la passerò, però. A me sa. Che problemi avete voi? Che cazzo vuole Wilson? India, parla Wilson che guida con le braccia alzate, poi... Ma non sono mica alzate le braccia alzate? No. Invece sì. Vabbè, quelli vedono, sono fatti. Sono fatte, abbassa quelle mani. Ma ce l'ho già abbassate? Ti dico di no. Allora glielo con le mani incrociate, mi bello.
se la però non va bene la connessione, sono cavoli tuoi. Omega. Chiama, informati, vedi perché va male. Devi informarti, chiedere, perché se la cabina va bene e poi se non arriva bene, devi informarti, a meno che non sia un altro problema, che tipo magari... magari c'è la casa all'accio dei lavori, allora va bene, però... c'è nessuno. Oddio. Vabbè. Sì, come cazzo vendono questi? Ma dai. Mi scusi? Mi scusi? Sì, mi scusi. Ma come vende lei? Pensieri. Cosa? Ma come vende lei? Ha la macchina qui. La metta giù, fuori, a parcheggi. Va bene, sì, mi scusi. Una zona pedonale questa. Ah, ok, perché sono soldi bastanti. Guardi, lì vedi davanti a me, sulla sinistra, ci sono dei parcheggi, oppure dietro lì, sulla destra, sulla destra, sulla destra, vede? Va benissimo, o più avanti o a destra o a sinistra. Vede, o qui, okay. Oppure sì, qui sì. Giù. Arrivederci. Grazie. Ma guarda, Teo. Lezioni di parcheggio da parte di Wilson e Emily. Io se ho qualcuno parcheggiato pure qui davanti, no, eh. Ma la gioielleria cosa la usano? I grossisti, penso.
Dico in città. Cosa? Arrivo. Che è la canzone dei capelli rossi? È la canzone dei capelli rossi, Cassandra? No. Sei Veronica. Sì, Veronica. Veronica. Ma come cazzo guida, oh, ma? Ma che è, oh? Cos'è Carletto? Ti nutro, aspetta. Dica. Oddio. Oh, salve. Carlo! Che c'è, tesoro? Come mio? Guidi? Come guido? Ma hai sentito che è successo? Che è successo? Emily, hanno cominciato a scalciare i bambini. Oddio, come si scalciare i bambini? Scalciano la pancia, mi sono dovuto fermare di corsa, c'hanno fame, fammi prendere qualcosa qua dietro. Prendi qualcosa. Come stai, Yuri? Che cazzo, ma quanto è grande sta macchina? Come stai, Yuri? Tutto bene? Oggi fanno un po' gli agitati. Poi gli agitati. Non ho dormito per niente. E niente. Mi spiace. Vabbè, però alla fine poi quel che è, alla fine è bello, no? Non ti posso dare niente perché sei piena, tesoro. Ce la fai arrivare al mojito? Ce la fai arrivare al mojito? Sì, dai, ce la posso fare. Vabbè, dai. Vai, guida bene. Emily, dai. Mi dicevo, io ho temuto che fosse aperte le acque, capito? Aperte, rotte, si dice. Ah, non è come Mosè? No, no. Ah, pensavo fosse come quanto Mosè. Manca a proposito, Yuri? Manca poco, poco, tesoro. Poco quanto? Non c'è una data specifica. Abbracciami, tesoro. Niente. Ciao, Carlo. Madonna, che gonfiori. Ma pure te stai incinta? Ma che? Oh, ma Carlo! Ho capito, ma c'hai gli stessi gonfiori di Yuri, c'hai? Ah, boh, ciao, guarda, va. Ho capito, ma io mi emoziono quando sento ste cose. Ma cosa con fiori? Oh, oh, ma mi stai dicendo della grassa? No, con fiori anomali positivi, diciamo con misti positivi, capito, Emily? Vabbè. Ciao, Madonna. Carlo. Ciao, portala, tesoro. Portala da Moito, va. Sì, sì, me la porto. Ma mira bene. Fiori, Emily? Sì, sì. Dunque, Emily, ultimamente mi sta stupendo, Yuri. Sempre più sexy, eh. Hai visto quante... c'entra la W doppia, vaffa. Opla. Thank you.
Buonasera. Buonasera Santo, parla con lo sergente Wilson, mi dica. Sono Geralt, meccanico della cappalle. Sì, mi dica. Guardi, sono appena uscito di casa, stavo andando qui al garage a prendere un'auto, ma c'è un pick-up qua, un SUV che occupa l'uscita del parcheggio. Ah, arrivo subito, un attimo. Sì, purtroppo devo avere un po' un passaggio per prendere il camion, perché sennò da qua non riesco. Ok, arrivo subito a vedere sulla posizione che lei ha chiamato, ok? Sì, va bene, perfetto, arrivo. Posso, salve. Andiamo a vedere cos'è. Oh, andiamo a vedere questa chiamata. Che cosa c'è? Oh. Salve. In effetti sì, è vero, occupa il passaggio. Un po' parcheggiato. La sequestriamo? Devo andare a prendere però il camion che è qua vicino. Un attimo che allora faccio la foto. Bene, accompagno a prendere il camion, venga. Sì, grazie, perché sono da qua, mi tocca farla tutta a piedi. Vicino al Yellow Jack, giusto? C'è la strada sterrata, diciamo. Sì, sì. Che gira prima del Yellow Jack. Ha visto che c'è una nuova compagnia di meccanici? Sì, se non l'ho vista, l'ha sbagliata. Come si chiama? Ah, è passato qua, era. Ah, già, è vero. Quella... Come luce m'è andata. Tiene bene questo suo sterrato qui, giusto? Sì, là il prefabbricato, okay. Questo qua adesso. Perfetto. Qua quindi vuoi vedere anche il caro attrezzi, quindi sì adesso qua l'ultimo. Perfetto, ci vediamo lì al parcheggio. Sì. Bene, questa è la sua macchina. Vediamo un po' di chi è la macchina. E29 NGX. 692 Leone Borghese.
Fanno un bel po' di pubblicità, ma è da giorni che sono qua che io sono un po' fuori. No, sono, hanno aperto oggi, l'hanno aperta. Ah, ok, ma il signor Capolini che avevo detto, non è... Cioè, non ha avuto problemi con la polizia? Sì, però sta cercando di reintegrarsi nella società e ha iniziato a lavorare. Ah, ok, ben ben. Finalmente ha smesso di andare nella... di stare in mezzo alla criminalità. Ah, bene, vediamo. Perché si sta impegnando. Amico di Michael anche lui, no? Ultimamente, diciamo, si sta impegnando molto a lavorare come meccanico. Speriamo che riesca a inserire nella società. Ah, vabbè, vediamo come lavora. Al massimo tra le due società si può lavorare meglio. Magari ci si divide il lavoro, visto che è un po' un casino ogni volta essere ovunque. La posso caricare intanto? Sì, sì, certo, certo. A posto. A posto, andiamo. La portiamo all'auto exotic sempre qua. Sempre lì, no, non c'è nulla qua. Va bene. L'ha sbagliato con Poration, che bene. Ricevuto. Ciao Santo. Perché voi sceriffi siete tutti mutati in radio? Oddio, salto. Ah, ora c'è stanza ciambelle. Eh?
Eccoci qua. Perfetto. Ok. Oh madonna. Oddio. Questo è meglio che la richiarichiamo. Ti fai se sale da me. Vediamo se riusciamo stavolta. Comunque buonasera Leo Daigo. Ecco, la seconda volta va. La perfetto. Al primo scarico non va mai. Mamma mia. Perfetto, fatto. A posto? A posto, grazie mille. Buona giornata anche a lei. Allora, vediamo cosa devo fare. Sì, delle cose di come... La routine di come ho... Se no mi sarei alzato subito. Chi è? Eccomi. Sì. Aiuto, non mi arrestare. Comunque. Se avete auto parcheggiate male in giro. Sì. Chiamatemi, ok? Sì, infatti quella è parcheggiata male. Va benissimo. Chiamatemi. Tu non hai il mio numero, mi chiami, vengo lì, sequestriamo e voi parlate via. Va bene. Sposto questa. Il numero che lo scrivi. Passami pure il tuo numero che me lo segno. Chiedilo a capolinea. Punto. Se ne andate. Ciao. Mi raccomando, ciao. Sì. Va bene, arriviamo. Emily Wilson in centrale, grazie. Sì, arrivo. Come? Arrivo subito. No, vedete cosa vuole in centrale il tenente.
La divisa, Dio mio. Poi magari. Ma vieni a formaggio, ti mangi Veronica. Oh, salve. Mi sa niente, mi ha chiamato a me? Sì, lavora il signor Pasquale. Pasquale, mi dica. Mangia le patatine. Venga, 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 venga. Un secondo, dai, prepari la valigetta. Si mangia. Ma sono 500. Mi dica. Allora, mi dica pure. Mi avete sequestrato un veicolo circa 7-8 anni fa. Guardi, in teoria, questo veicolo si è sequestrato 7 anni fa. Ha superato il limite di sequestro. In questo momento è passato sotto proprietà dello Stato. Già, per quello l'ho chiamata. Lei ha letto i miei annunci? E quindi l'ho perso. Ma scusi, lei ha letto i miei annunci? Sì. No. Via mail non riusciva a contattarmi. Ma perché mi devo contattare via mail? Ma io ho scritto di contattarmi via mail le persone citate. Lei si fa scuola che da tiello, giusto? Ma io tengo su sangue nomi, non mi so scrivere di mail. Allora poteva presentarsi in centrale, subito. E mi sono tornato dal mio paio. Vabbè, signore, guarda, la sua auto è stata sequestrata tipo anni fa, come ha detto lei. Io, sì. In teoria, il sequestro non potrebbe essere effettuato. Però, cioè, adesso vedo un attimo, parlo col tenente, il tenente è buono. Sì. Ah, cioè, aspetta, andate da qui, lei. Sono croccanti. Tela. Ma sono buone croccanti le patatine, Alba. Tenente? No, voglio filiare. Friabili. Vieni qua. Vieni qua, Natius. Allora, signor Catatiello dovrebbe risequestrare un'auto, ma l'auto ha superato il limite, diciamo, il sequestro ed è passata allo Stato. In teoria non potete più risequestrarla. No. Se lei mi dà l'autorizzazione, però si può risequestrarla. Ma non si può, è quello il problema. Oddio, ma che lei caccia dietro le spalle? No, è finto, è giocattolo. Vabbè, non si può, quindi, allora, a posto. No, che io sappia, no. Va bene. Signore, mi dispiace, ma l'auto purtroppo ha superato il limite di sequestro. Quella è la sua Mercedes, giusto, signore, purtroppo è il tenente che la Mercedes non può essere sequestrata. Arrivederci, mi dispiace. Signore? Buonasera, sì. Niente, ho appena visto che mi è stato sequestrato il veicolo. Sì, il Rancher XL parla? Il Rancher, esatto. Sì, era, però occupava un garage. Sì, lo so, però è stranissimo perché io ci sono arrivato allo U-Tool e... Emilio, posso parlare un momento? Sì, sì, certo. Ho fatto... Ora? Cioè... Sì, ora. Ok, scusi un attimo, signore. Ok, vabbè, prego. Dimmi pure. Ma quel signore sulle spalle cosa che ha? Sì, ce l'ha, lo so, ma ha detto che è giocattolo, non so perché si copre per sicurezza. Boh. Diceva che non è vera. Anche tu ce l'hai, comunque, non so, la vedi. Lo so che io ce l'ho. Okay, però lui chi è per averla? Boh, signore, ma la crana sulla schiena, scusi. Sì, no, è finto. Posso per così, là? Certo, assolutamente, non è un problema. È pulito, è vuoto, non c'è nulla. Sì, l'ho detto. Proviamo a uscire e rientrare in città, magari. Sì, volevo risolvere questa cosa con Rancher e poi uscire. Guardi, la Tata occupava un garage, quindi può risequestarla subito con $1,600. Va bene, no, volevo dire però che stavo al... Signore, purtroppo forse lei l'ha dimenticata lì, l'assicurazione poi, dato che l'ha persa, diciamo, l'ha presa un'altra. Vabbè, quello che è successo è un'altra cosa. Vabbè, ma se si dissequestra, quanto ha detto? $1,600 subito, altrimenti $1,000 dopo il 5. No, 1600, faccio subito, c'è lontano. Perfetto. Non è un problema. Perfetto, un attimo solo. Risulta? Sì. Perfetto, verifichi poi se funziona, altrimenti torna in centrale. Va bene. E arrivederci. Arrivederci.
Ciao. Ciao. Tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Bene, bene, io devo andare a cambiare. Ma che cazzo fa quello là sopra? Boh, sta sparando a fuoco. Oddio. Volevo. No! Oh mio Dio, piani. Signori, ma che succede qua? È come quando faccio benzina, poi mi parte sempre il colpo. Signori, siamo sempre in una centrale di polizia. Sì, prima mi stava sparando. E sono anche dei colleghi, lo sai. Ma sono sia su che giù adesso. E qui? Adesso come si fa? Beh, accendi, io accendo questi di sotto. Ma come? È un ufficiale di polizia. È un collega, un ufficiale uno. Ho capito che è diventato ufficiale anche Benjamin. Marfi. Ma che sta facendo? No, no. Pensando alle bombe. No, le hai messi sotto. Ebbene, sono sotto. Andiamo. Sono qui. No. Ora vabbè. Sono ma sono anche sotto. Ma sono sia sopra che sotto. È mago Benjamin. Vabbè. Di quello che scusami. Ma scusami Benjamin, quando ne accendi uno partono tutti? No, parte uno alla volta. Parlando un po' di stelle. Parte uno alla volta, parte. Sì. Oddio, oddio. Ah, no, pure lui si è messo. No, ma basta accendere il primo e poi partono. Sì, ho fatto la stella. Come oggi questo stile è molto... molto da sportiva. Sono due giorni che giro in bici e i pantaloni erano per protesta. Perché due giorni che giri in bici? È morto. Erano per protesta contro la legge di ciuccia. Ah, e perché giri in bici da due giorni? Oddio. Oh, ma tu sei le pazzo. Allora, un cinese è un mongolo, è vero. Che le mie wow. Perché se non li puoi partire non partono, babbo. Ma io avevo le premuto. E premi bene. Ah, oh, adesso le cinesi. Come si chiamano questi qua che stanno esplodendo adesso? Quelli fuochi artificio. No, dovrebbero essere questi qui lassù, dovrebbero essere natalizi. Quelli con le luci verdi, rosse e blu. No, verdi, rosse e bianche. Ma secondo voi riuscite a colpire il dirigibile con uno... Non è possibile, troppo alto. Qual è il più bello, Benjamin? Perché mi hai non colpire? I più belli sono le fontanelle, quelle con le scintille che facciamo all'entrata alla Goldberg. Queste? Guarda che belli! Papà! Ma ce l'abbiamo fatto! Tirate fuori il fucile e scortiamola! Merda! Cioè, le scintille come sono? Oddio, io! Aiuto! Le scintille sono belle. Ma io non l'ho capito, scusami Benjamin. Oddio mio! Mezzo alla strada? Oddio, mezzo alla strada? Del cadetto, cioè nel senso se le subito dopo cadetto. Vabbè, che ti frega, comunque una promozione. No, però io avevo avuto prima del tempo perché avevo sventato un abitatore. Cioè, in realtà loro volevano uccidere me e io e mio e il fratello di Malfi. Eravamo io e il fratello di Malfi. Chi è il fratello di Malfi? È quell'altro. Quello che non parla mai. È muto. Sì. Che cazzo è quell'altro? Ce n'è uno muto. Li ho messi tutti. Sicuro? Muto. Quasi Michele? Ma due li sta provando tutti. No. Ah. Spencer. Ma dove è andata la mia amica? Non so più mi manca, Amy. E anche a me. E non sapevo che ci fossero Emily. Due... Ok, qua. Due ragazzi. Dove è andata la mia amica? Di colore. Che? La mia amica detective. Ah, di là. Perché ne ha messo uno. È andata. Poi è andata via. Spara i tuoi, che poi faccio sparare in ordine i miei, così si vedono tutti. E non li riusci a vedere da qui. Eh no, mi spezzo il collo, ti aspetta, Oba. Oh. No, no, ma che lenti che sono, non esplodono tutti insieme. No, uno alla volta. Uno alla volta esplodono. Ecco, via, boom. Blutto bello. Quello colorato è bello.
bello. Con tutto colorato bello. È bello. Bello, bello, questo è bello. Come si chiama questo? Penso che siano quelli di Natale. Brutto. Oh, no, allora, questo è fighissimo. Quello, allora, quello bianco, rosso e blu dovrebbe essere il festivo. E quello verde, rosso e bianco dovrebbe essere il natalizio. Faccio una prova, Benjamin, poi me li dai. Questo è se le schizzo. Lo schizzo è più bello, secondo me. Ah, sì, è molto bello. Lo vedo per metà, perché mi spezzo il collo, però. Vabbè. Oh, aveva tirato gente. Già, ha tirato le persone. Ah no, sono quelli della nuova azienda di meccanici. Ma c'ho un'idea, vado a preparare il mega maxi spettacolo pirotecnico. La bomba Maradona. Dove? La bomba di Maradona. Ma dove? La bomba di Maradona. Va bene, aspettate. Dove la fate? Voi state la portate qua? Qua? La faccio il più grande botto di... Porta qui. Il grande botto. Aspettale. Polvere, blessa, blessa, polvere, ricetta, blessa. Ma sempre leggendo il Kama Sutra. Blessa, polvere, okay. Blessa. Sto leggendo la ricetta per la bomba di Maradona. Ah, ok. Vieni, vieni. Arrivo. Madonna. Ok, vieni qua. $1,600. Devo preparare. Arrivo. Quanta puttana, mamma. Che c'è? Fatto male. Ma come? Mi scottano i piedi. E niente. Ah. E Kubi. Kai, lo sapevo. Vai, 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 ciao. Non mi frega un cazzo, già. Ecco a te. Ok. Dai, andiamo a vedere se c'è qualche auto da sequestrare. Perfetto. Ora deve funzionare. A posto. Ciao. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Andiamo. Manuto. Corri. Ma fanno una esplosione tra poco, cos'è? Eh sì, però è sparito il tenente. Dove era lì, era? Vedi dove c'è vedi dove c'è il fucile, oddio. Era lì. Mago vero, altro che bomba di Maradona. No. Intanto quella ha fatto crollare un palazzo. La bomba di Maradona? Sì. Dove? Tu. A te. A Napoli. Adesso certo, se non è vero ti picchio. Sì. Boh, è un palazzo sano, cioè, molto vecchio però. Ma dove sono andati quei due? La coppia multiraziale. sono sempre insieme. Una piccola ma coppia multiraziale. Che carini. Poi lo chiedo. Sì, ma perché state insieme? Prima ero qua, Benjamin, ha detto dai, mettiti il giubbotto antiproiettile e ti porto a fare un giro in elicottero. Quindi sono stanno sempre insieme. Oh, che cuccioli. Comunque, poi all'armeria vendete anche le AP Pistol? Sì, le AP Pistol li abbiamo. Abbiamo Vintage, AP Pistol, Pistol, che è la beretta, e SNS. La AP Pistol da quando è che la vendete? La AP Pistol? Sì, perché tipo io ero rimasta che era illegale. Poi io adesso non so se le leggi sono cambiate. Oddio, no, noi non ci hanno mai detto. Perché tipo sul codice penale si vede che c'è la... C'è scritto... dico subito un attimo, mi prendo il tablet che c'è la tasca, sì. Ecco qua, allora ce l'ho, scritto armi civili di livello 1, beretta M9, pistola SNS, pistola vintage, armi di livello 2 invece lo shotgun, e sono quanti fucili a pompa sono, uno o due? Ne abbiamo soltanto uno. Ecco lo shotgun, ecco qua. E il pump abbiamo, sì, quello lì. È uno solo, no? Fucile pompa, fucile pompa e basta. Pump, da noi si chiama pump shotgun. Sì, pump shotgun, sì. Oddio, no, noi la pipistol ce l'hanno... La pipistol non esiste nelle codice penale. E questo è il fatto, infatti, qualche giorno secondo fa un collega... Codice... No, credo che il codice penale sia un po' da rivedere, perché... Perché da me, tipo qualche giorno fa un collega ha arrestato uno per possesso d'arma illegale.
No, no, noi ce la... io adesso io ci lavoro da molto dopo, però... Da, sì, sì, da c'è da subito. C'è da sempre. Sì, allora nessuno ha... La, nessuno... la compro in tre, probabilmente, perché... Nessuno ha avvisato, no, nessuno ha avvisato... È un bel po' comprare... Mo. Oddio, Auba. Morti. E adesso Auba, dovrà... Dimmi, dove siete? Direzione ovest, ok, quindi sul palazzo. Ok, dove c'è il Templar Hotel. Ah, sì, vi vedo. Sì, sì, vi vedo. Non cadermi, eh. Fa lui la bomba di Maradona, ti lancia pieno di botte. Non fa... dobbiamo guardare su in alto? Ok, va bene. State attenti, non fatevi male, eh. Ma non si vede nulla da lassù. Io metto il cellulare, che è meglio. Ok. Sono là. Io ho il cellulare, eccoli lì, lo vedo, sì. Ha detto che li stanno sistemando. Ma li metti di sparare in cielo, li sparano? Si è detto di guardare in alto. Ti ha detto, me ne mancano ancora 80, io non so. Madonna. Come? Io non so. Beh, ragazzi, guardate che il giorno di Capodanno, il 31, pomeriggio, abbiamo fatto esplodere tipo 200 fuochi artificiali sulla scritta della Vinewood. Ma sono belli, io... 200 fuochi, cioè abbiamo messo tipo 40 minuti a metterli e poi esplodono in 10 minuti le esplosioni. Guardi, dico, io quando me li ha venduti Totò, sono andata al cimitero e ho fatto tutta una cosa di protezione e ammetto di averli fatti esplodere vicino alla tomba di Cosmin per farglieli vedere. È un po' creepy, però ci tenevo. Bello. Ma il mongoloide e il tenente dove sono finiti? Guarda, prendi il cellulare con la videocamera. Sono lassù in cima a quel tetto che vedi là. Ecco, vedi il mongolo, lo vedi laggiù che si affaccia adesso su quel tetto lì. Detto così sembra un insulto più che... Vedi, no, non lo vedi con il binocolo, col cellulare lo vedi meglio. Ma sull'edificio qua davanti. Quello alto, sì. Alto, non quello rosso, ma quello no, grigio questo dietro. Qua grigio là in alto. Adesso non c'è nessuno affacciato, quindi... Ora no, prendi il cellulare che lo vedi meglio adesso, perché se hai più mobilità col cellulare. Lo vedi lassù in cima, lo vedi? Ogni tanto si affaccia, adesso no. Si faccia il mongolo ogni tanto, speriamo che torni a cacciarsi di nuovo. Eccolo. Oh, salve. Oh, oddio, ma dove eri? Ma eri lassù fino a 2 secondi fa. Sono arrivati fuori dall'artificio. Dov'è Benjamin Auba? Ne deve mettere ancora 80. Ma non erano 85 di fa? Un amico, lo portale qua, li vedete. Va bene. No, aspetta un attimo. È arrivato un annuncio dalle sceriffi. Tieni un po' di quelli bianchi, quelli normali. Di parte? Intanto lo sceriffo del Blake, il decreto presidenziale emanato da riguardante usi costumi della città si allontana e si dissocia dall'applicazione di tale legge. Ma hanno già risolto questo problema, non ha capito. Non hanno capito gli sceriffi che hanno già risolto questo problema delle gonne. Vabbè, gli sceriffi sono arrivati un po' in ritardo, vabbè, lo scriveremo. Eccoli! Ho come l'impressione che Benjamin abbia sbagliato, pure io. Secondo me. Ho questa sensazione. Doveva mettere ancora 80. Adesso lo vediamo che si butta. non ho il suo numero, se no gli chiedevo, sbagliato? Però sono belli. Mi suona il telefono. Auba. Hai sbagliato, Auba? No! Che è successo? Cazzo, aspetta, merda! Ha sbagliato, Auba, porca puttana! E Auba ha suonato il clacson ed è partito tutto e Benjamin là sopra. Cazzo, come si sale lassù, mo? Non si sale. mi sa che non si sale lassù. E io non ho il numero di Benjamin. Vabbè, Benjamin, mi dispiace per lui. Ecco, sono finiti. Sono finiti. Però erano quelli di Auba. Sì.
no, per questo è mongolo. Erano loro di Benjamin, quindi non so. Adesso non mi risponde neanche Auba. È stato lui. Dio mio. L'ha picchiato. Auba si sarà, sarà fatto uccidere da Benjamin. No, ha detto per sbaglio ha suonato il clacson ed è partito tutto perché aveva in mano anche il detonatore. Dai. Io non voglio immaginare quello che stava dicendo Benjamin quando ha visto partire tutto. Sì, infatti. Non erano buone parole. Esatto, sì, esatto. No. Certo non erano buone parole. Ari, vado un attimo nei miei pensieri. O forse sì. Ah no, questo è dell'altro palazzo. Vado a portare la carne a Mojito che mi aveva chiesto prima. Ti lascio a Sì, sì. E mi vado un attimo dai miei pensieri, arrivo subito. Oh, rieccomi qua. Dove è finita? Rieccomi! Ero nei miei pensieri. Anch'io ero nei miei pensieri. Veronica. Le due era Veronica, ora. Qua new nude. Vabbè. Ho mangiato anche dei grissini. Oh, tutti mangiate. Tu lo mangi? Ho l'acqua sul fuoco. Ah, bene. Tra poco torni a casa a cena? Sì. Volevo vedere i fuochi. Ma spero che Benjamin si muova. Sono 80, sono tanti, Beh, 200 ne ho sparati la stessa volta. Devi vedere. Intendo la mettere giù, sono tanti. Ah, beh, sì. Noi in 4 ci siamo messi giù a mettere giù la Vinewood. Ci devo vedere, la scheda Vinewood era tappezzata di sti missili. Ah, immagino. Se dovevi vedere per terra, li sarà tenendo a camminare e non beccavi. Questo è scemo. Chi? È Fra. Perché? Mi ha chiuso il telefono in faccia. Il Fra non chiude sempre il telefono in faccia. Sto maleducato. E non sappiamo se è vivo, Benjamin. Non è passato adesso... Oba. Non lo so, io ero tra i miei pensieri. Le ho viste in moto, ma non so se erano... troppo se Benjamin, penso di sì. Può essere. Che altro sarà vivo Auba dopo l'incontro con Benjamin? E avrà stretto la, no, la sua testa. Eccoli! Peccato che è giorno, mo. Eccoli, oddio. Carini. Fanculo.
culo. Ma sei vivo? Ho avuto anch'io le cose, sono dovuto scendere al volo. Queste ma porca. Ventina di minuti, cazzo. Me ne mancavano 10, avevo finito, figlia. Beh, quasi una bomba di Maradona. No, più che altro che mi ha scritto Abba, perché mi sembra strano, ce ne avevo tante sì, la buttata del vento. Mi hai portato una fontana di fiati. Ha detto, guarda, Veronica, ho fatto l'ole. Cosa? E ho suonato Claxon e avevo in mano dell'ottonatore e c'è Benjamin sopra. Ho detto, porca puttana, non ho il suo numero. Boh, speriamo bene. Eccolo. Murphy? No. Sono partito. Mi è partito. Oh, merda. Oh, guarda niente. Entrambi così siete, entrambi fate partire per sbaglio e... Basta che non fate partire per sbaglio un colpo di pistola, perché è un casino. Giù, boh, sarà stati... Veronica? Sì? Oggi quando ho finito di fare benzina all'elicottero mi è partito un colpo di fucile a pompa. Oh, che gioia. Benjamin, sei sicuro di portare... Beh, pensate un po' che oggi, mentre Capolina sgarciava una macchina qui dietro al parcheggio, mi ha preso fuoco e mentre... Usava l'estintore e gli è apparso un fucile a pompa in mano e ha sparato contro una macchina e è esploso. Cioè, appunto. Se ne spose 8 macchine e un caro attrezzi. Mi tornare a ruolarmi in polizia se ci sono queste cose. Madonna. No, guarda, è un po' si libera a posto. Come si libera a posto? Come? Chi? Eh? Chi va via? Cosa? Chi va via? Come va? Boh, qualcuno sicuro. Ah, tu dici prima o poi. Sì. Qualche ufficiale uno. Te ne vai tu? Eh? Perché? Ma non credo che se ne vada via Oba. No, no, io no, io no, per carità. Benjamin? No, neanche Benjamin. Sicurezza. Ma e che se ne va? Ma voi state insieme, visto che girate sempre insieme? No. No? Oh, oh no. Siete sì. Una fantastica coppia interrazziale, comunque. Andate a cagare. E niente. Sempre insieme, io faccio una domanda. Ho capito, siamo contro... colleghi, che cazzo vuol dire? Ma cos'hai contro la coppia omosessuale? No, niente, finché non c'è il mio culo di mezzo. Mi... ma cosa? Mi è familiare questo discorso. Mi socio, mi socio ciò che ha detto. Un discorso estremamente familiare. E niente. Adesso guarda che scoppia pure il... Bellissimo, dai, colpitolo. Ci siete alla festa stasera del Mojito? No. Come no? Sì. Ma salta palazzo. Direttamente qualche bombola del gas là sopra. E dopo è veramente la bomba di Maradona, però. Infatti. Quanti cazzo ne avete messo giù? Ma penso un 300-400. Ah, staremo qui almeno per un bel po'. Sì, sì. Allora mi sdraio, vedo un po'. Effettivamente sdraiamoci un prima. Fa male il collo fra un po'. Infatti, volevo aspettare la notte, cazzo, ma che bello. E no, al contrario, non mi fastidio, Emi, no. Ecco cosa, madò, devo fare un giro su tutti i tetti, ne piazzo 100 a tetto e poi li faccio esplodere. Che ora è? Oh, andiamo con l'elicottero e l'elicottero. Ah, che ora è? Sì, deve scappare? Non... Molto meglio. 8 meno un quarto, così ho un bel po' di tempo ancora per lavorare. Per oh, lavorare, mettere nei... prima lasciami un po' da me, te le pago. Lasci tu scatola? Sì, sì. Mm? Anche io voglio. No, per te è finito Capodanno, sergente. Ma? Come? Come per me è finito? Sì. Perché sarebbe finito? Perché sarebbe... Perché non sei asiatica, Emily. Credo vabbè. Che sia per quello. Ah, il collega qui dietro non è mica asiatico, Come? Aoba non è asiatico. No, io parlavo di quello dietro di me, che lui l'ha chiesto e li ha andati, A me no. È simpatizzante. Le basta, no? Sì. Anch'io. Sono troppi. Ma io mi sa che lei... Ok, ma si è spostata a sinistra o sbaglio? Si è spostato un po' il fuoco, perché quando si spostano vuol dire che c'è l'ultima ronda attorno. Se il gente ti do io un pacchetto. Vabbè, dai. Secondo me pacchetto, è dai. Di quelli che ne hai più belli. No, perché? Boh, non mi sembra di averli. Non mi sembra di avere tutti questi colori io. Pum, pam, pam, pum. Boh. Qualcuno, cazzo, dovevo cronometrare quanto duravano. Ah, oh, cazzo, non ci ho pensato di guardarci. Beh, sicuramente 3 minuti. No, ho sbagliato!
Porca miseria, che paura. Non gli dare più un cazzo. Ho sbagliato. Ok, mio. Scatola finita. Ragazza. Ecco, la finale. Peccato, sì. Ah, i miei non sono partiti stolti alla fine. Sì, l'ultimo giro attorno ce ne sono ancora 60 o 70. What? Dura due ore, dura. Il culo era più bello di notte. Se guardiamo l'orologio, quello che ci andiamo un po' tutti qua in città, durata un'ora e mezza. Sì. È bella per te. No, in realtà due ore, Benjamin. Erano le 8 e pochi minuti quando avete iniziato, eh. È un'ora per metterli. Che tristezza. Perché? Perché se riuscivo a metterli in due era molto più figo. Perché fanno cagare questi fuochi d'artificio. E quelli sono più belli. Per arrivare quei cinesi, Aoba. Voglio quelli proprio che fanno boom, esplosione. Quelle si chiamano bombe a mano. E quelle, falle mettere quelle io. Come, crolla il palazzo? Quello sarà il mio file kit personale. Il C4 ha una freccia, boh. La spada. Il C4 con le scintilline. Mettere un po' di plastico su fischio botto. Cosa? E mettine però poco, perché un attimo lì a esagerare e fare veramente il botto che crolla il palazzo, eh? Ecco, finiti. Bel lavoro. Bravi. Il palazzo è ancora nel 68. Il palazzo non si sono lamentati nessuno. Infatti non si sono lamentati. Complimenti che ho. Condominio quello che ho fatto. Bauba, abbiamo del lavoro da fare. Ma vengo anch'io, oh, vengo anch'io. Io mi sa che vi parlo. A montarli di sopra. Vale le fare tutto in giro a piazza? Ah. Buon lavoro. Andiamo anche noi, detective, che anche noi abbiamo un po' di scatole. Anche noi abbiamo delle scatole, detective, andiamo a pensare pure noi? Ciao! Ah, quando? Programmare, diciamo. Complimenti, fate veloce a programmare, che non sta mai qui. Quanto dura ancora. Vedi un attimo se ci sta, Thomas. No, vediamo Smith, ecco qua. Comunque radio non lo vedo, quindi per la sequenza mi sa. No, mi sa che non risponde neanche al telefono. Vedi se ci sta allora Connor? Neanche Connor, c'è solamente Nefe e Soprano. Vedo. Allora non possono disequestrare, giusto? No, vuole disequestrare, ma poi solo Connor vuole disequestrarlo, quindi... Ah, non okay. Può, non è che te lo. Va bene, ok, posto. Ciao! Grazie, ciao! Ma il detective non risponde più? Quale detective? È Icaro. Icaro? Sì. Ma non è neanche più in città, penso. Cazzo. Io? Non lo vedo collegato a radio. Allora mi sa che... Sai mica che ora farà la gara? Stasera? Chi? No, non lo so, ma farà un annuncio, spero. Se no lo sarà ieri. Spero. No, non risponde, Icaro. Niente. Non c'è manco più lavoro, per tutto. Sto trattando da sequestrare, chiamatemi. Va bene. Oh, devi spostarti da qua, sennò la gente pensa che sei... Oh. Che sono un... È muto. Live, ci siete in chat? Scrivetemi, dai che non vedo, non sento... Non vedo nessuno che mi scrive qua. Comunque, me l'ha followato mentre ero offline delle persone. C'è un presunto veicolo parcheggiato male. Non dispera. Quale? Qua dietro nel parcheggio, quello pubblico. Dove? Qua, aspetta. Venga, venga.
Una volta in mezzo alle strade. Prendi la targa. In effetti è vero, un po' in mezzo. A bella. Ciao. Sequestriamo. È del signor... Signore? Non è mio, è del tuo collega cinese. Abu. Mongolo. Ma che cacchio la parcheggia qua? Lo chiamo e faccio... C'è un culo, guarda. Non gliela sequestrare, peccato. Sequestriamo con la macchina bianca. No. No? Dove? Sì, 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 ottima idea, sequestriamola. Esatto. E che si è aperto? E questo è dall'altro mio collega. Ma Dio mio. Questo è dell'altro mio collega. Eh sì. Oh, ma c'è la... Vabbè. E là la macchina. Però lì adesso vengo a vederla. È un'inclinazione di 90 gradi. È proprio da sequestrare, secondo me. Beh, è pagato un po' male, però non è troppo male. No, sequestro per 2 settimane. No, ehi, di chi è sta macchina? Ehi, aia! Oh. Ma che cazzo? Oh. Ma non ci ho toccato. Vabbè, di chi è sta macchina? Non lo so, so solo che è fuori dal parcheggio. Sì, perché l'hai spostata davanti a me. Ma non è vero. Ti mettila bene. Com'era prima? Com'era, mettila bene perché c'è bene, non era paese malissimo, dai. Siamo diventati parcheggiatori abusivi. Siamo un po' tutto. Sì, siete un po' tutto, esatto. Dai, voglio lavorare, non c'ho soldi. Già, ci fa la scorta così se vediamo qualcosa di storto. Ma fate voi, Dio mio. Non ce la fate a chiamare. La macchina qua e lei si mette. Non ce la fate a chiamarmi, Dio mio. Dai, andiamo a trovare qualche macchina. Dai. Andate, su, spara. Su. Dai. La prima macchina che vogliamo sequestrare scende uno e ci spara. Live, ci siete? Gente, ha parcheggiato male. Eh sì, questa si è parcheggiata male, questa.
sì, prendetela e portatela via. Aspetta, ma è di Kyle Baker. Chi è? Di Kyle Baker. È stata cacazzo. 6-2-3 NPL, ormai la conosco a memoria, larga. Minchia. 6-2-3 NPL, quella di Kyle Baker. Manco non il tempo di andare fino a lì che c'è anche il garage. Devo spingere almeno fino al garage sta macchina. Infatti. Vabbè, ah, aspetta che faccio la foto allora. Ma no. Aspetti, facci con me. Vai, vai, vai. Fatta. Ok. Vai, prendi il camion, mettilo vai, qua. Vai. Fermo il traffico, io gli sparo. Intanto vado a... Intanto devo compilare col tablet io. Vediamo un po'. Se è troppo attaccato. Quale banca vado? Quella davanti, davanti. Salva gente. Okay. Ok, ma ok, ok, gente. Vabbè, aspetta, perché... Andate l'auto exotica. Intanto vi aggiungo okay. Io. Ok, poi paga chi? Guido io. Non abbiamo benzina, chiamo un meccanico. Benzina, quante ne abbiamo? Ah sì, che c'è. Vediamo lì. Andiamo a... Arriviamo, Bene. Ecco qua, compilata. Geniale, Gino. 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 Qualcuno che mi riscrive in chat questo numero di telefono, per favore, così me lo ricordo. Lo voglio salvare. Nove otto due. Altro 2 trattino 35 37 Popovski, mettiamo 982 trattino 35 37. Perfetto. Sento piano. Oh, calma. Ecco qua. Parcheggiatori numero 1.
Oh, meccanico, 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 la chiamata meccanico. Rispondi. Pronto? Grazie, quanto vi devo? Salve. $50. Ok, tieni qui, vero? Buona quantità. Hai fatto la tariffa a cazzo di cane. Ecco qua. Grazie. Allora, rego, arrivederci. A paletto. Arrivederci. Arrivederci. Paga il triplo, paga 1000 quello paletto. Ottimo. Arrivederci. Camry 18. Perfetto. Gedev, ma tu ci sei in live? Che sei il mio moderatore della live, l'unico mio moderatore? O vuoi moderatore e basta e poi non ci sei mai? Perfetto. Ho bisogno di qualche moderatore per le live, si è presente. Quindi, se qualcuno mi sente in questo momento nel video, quando verrà ricaricata, oppure come lo ricaricherò, se vuoi diventare moderatore delle mie live, fatevi vedere. Ce l'avevi con me! Spegni il motore! Madonna santa, ma ce l'avevi con me veramente! Mi sembravi un'ambulanza, Emily! Mi sembravi un'ambulanza, amore, veramente! Bene, posso fare i documenti? Qui si sembra un'ambulanza... Guidi come vuoi? No, che c'entra questo? Stai dicendo questo qua? Natal, guidavi molto veloce e hai impennato anche dal garage. La sto provando. Posso avere anche le licenze? Fuori. Ok, non corro più, guarda. Cazzo, mi è caduta la carta di identità. Ecco, la raccolgo. Ah, grazie. Faccio un controllo arrivo, Va bene. Thank you.
Bravo 5, sta effettuando un traffic stop al numero civico 594. Ricevuto. Perfetto. Ernia, ti chiamo fra poco perché c'è la polizia qua, aspetta. Dimmi, dimmi. Senti, dimmi. Hai impennato. E quante sarebbero 100 bottiglie, però ovviamente farò di meno. Senti, sto parlando con te. Scusa, scusa, la polizia. Metti giù. Aspetta, aspetta. Chiudo, chiudo. Scusa. Comunque, hai impennato davanti a me nel garage centrale. Dovrei farti la multa del 5%, però te ne faccio solo di una. Falla, non preoccuparti, falla, devi fare il tuo lavoro, Emily. Mi dispiace davvero tanto, però devi imparare a guidare piano. Ma che ti dispiace? Faccio minchiate, ti dispiace a te, scusa, anzi. Va bene, Ah, c'è il tuo collega? Sì, è avuto così di supporto, penso. Ecco qua, ti applico la multa e via telematica, quindi direttamente al conto bancario, va? Prendi, non c'è bisogno che... Va bene, va bene. Ma hai ricevuto la multa per insulto pubblico ufficiale il 18 dicembre? Guarda, potrebbe anche essere possibile. Ma... Lascia perdere, è una discussione un po' lunga. Il poliziotto che ci prova con me mi stalkerà, e basta che faccio un dito medio. E qui ti stalkerà, scusami. Era Matthew McCoy. E non l'hai denunciato a capitano questo comportamento? No, ma che c'era? Sono finita in centrale, io ho detto tutto io. Ah, bene, ok. Ma perché ora che poi abbiamo chiarito. La gente che stalker non è una cosa bella, eh? Lascia perdere che fino a quando c'è un cazzo di 40 centimetri che mica me ne fotte. Ah. Niente. Vabbè, tieni la multa. Vabbè, tieni i tuoi documenti. Grazie. A posto. Ciao, non impennare, vedi il casco. Via. Ciao. Andiamo. Buon lavoro, finite. Ciao. E vi offro. Sì, passerò. Un giorno passo. Via. Ciao. Cioè, Romolo. Sì. Ha sentito quella cosa del cazzo? Ma che cavolo. Mi tocca sentire durante i traffic stop. Ti rendi conto? Cioè, ragazzi, se qualcuno sta guardando la live, clippi sto pezzo in cui lei parla del cazzo di 41 centimetri, non gliene frega niente, cioè, mi arriva troppo a ridere. Oh, ma c'è l'ambulanza qua. Cado in testa, ma tutto a posto. Ma io mi ricordo che stai guidando pure. Che è successo? Incidente. Tutto bene? Sì, ora sì. Va bene, ok. Va bene, arrivederci. Sono 200. Tranquilli. Sì? Non devi una linea. Rimane. Grazie. Emily? Dimmi? Quello che ho parcheggiato un po' le auto fino al garage nostro da rimuovere, cioè da sequestrare. Chi? Ci sono tante auto? Ah no, ma sono...
dei colleghi Aoba e Murphy Benjamin. Sono due moto. E loro sono andati a mettersi i fuochi e l'abbandonate là. Possiamo spostarle dietro lì, che tanto le già messe lì, mettile là. Sono loro. Io ci porto. Capito. Rimanga sul veicolo e spenga il motore. Salve Becker, va un po' veloce. Dai, c'ho la corvette, cosa vado lento. Eh? C'ho la corvette, cosa vado lento. Beh, ma un po' più lento magari, ecco, l'autostrada, capisco. Stiamo andando. Adesso non lo so perché avevo l'autovelox sballato, però hai toccato i 100, visto? Aveva l'autovelox. Però ho toccato i 100 perché non avevo regolato l'autovelox a 85 ma a 189. Magari ha sbagliato. Magari era sbagliato. No, no, l'autovelox era stato come, diciamo, salvataggio della velocità a 185 in su. Ma ho visto mentre andavo, ho visto che ha toccato i 100, però poi dopo è uscito perché ha frenato quel vertice qua. Vada più piano, ok? Sì. Bene, le sono sequestrata un'auto, signore, quindi sono di sequestrarla in centrale. Sì, adesso arrivo. Ah, vai, per provare qualcosa da mangiare qui in centrale, ci becchiamo dopo. C4, mi pattuglio ancora qualche minuto e poi vado anch'io a farci a mangiare. Sì? 4 aerei del linea... Ciao Gaia, buonasera. E perché ti mangi lo signore con il bullone nell'acchi? Goloso! Tempo fa ridevi appena te lo dicevo, ora non ridi più. No, dai, dammi un attimo, arrivo. Salve collega, buongiorno, controlla bene? Bene, perfetto. Perfetto, mi ci informi se c'è qualche problema, collega, A posto. Sì, prima gli volevo dare un pugno. No, no, non tirare i pugni, che poi dopo sto qui ti risponde. Come stai? Oh, grazie. Tutto bene? Tutto bene, grazie, tutto bene. Sarà elegante oggi, Grazie, mi hanno fatto ieri sto completino.
No, hai fatto bene, ci sta, ci sta. Sopravvivo sempre top. Oh, vi attende? Tra qualche istante piazza centrale. Ho già detto c'è la piazza guardando lo spettacolo. Oh. Andiamo a vederlo? Andiamo, andiamo. Lo so chi l'ha montato, questo è bellissimo, vi conviene venire. Andiamo. Vai, Daro, vai, vai. Venite, venite, vieni che tu, Marie, vieni che tu. So chi l'ha montato, un attimo che se lo chiamo il tizio. La moto qua, ci veniamo al centrale? Ah, sì, gara centrale, dai, ciao, ciao, ciao. A dopo. Che cazzo di lag. Oh, Romolo? Lo so, forse resta il sistema. Ok, è pulito. Molto veloce a scappare. Tac, 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 ha fatto così. Resta a scappare mentre arrivavo. Ciao Fabio! È venuto in live. Vabbè, pulito, io me ne torno. Anche alla centrale. Chi lo sa chi è stato? Boh. È partito. Oddio. No, no, qui, qui. Guardi che si vedono entrambi, anche di dietro si vede. Mm-hmm. Fanno tipo il giro della piazza anche, vieni più qua, vieni qua. Ah. Ecco, ecco, vedi sono pariti del tetto vicino ora? Mm-hmm. Sì, 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 sì. Fanno il giro della piazza, sotto il giro della piazza. Mm-hmm. Però non so, ecco, vedi lassù, guarda lassù. Di là? Ce n'erano anche altri. Sono solo lì ora. Però potevano farli anche prima, mannaggia, sto per tornare. Buongiorno. Ciao Marie, ciao Emily. Ciao.
Abbiamo visto dei tizi comunque andare là a provare a recuperare la centrale. Ah, e chi era? Non lo so, avevano un furgone. È arrivata la macchina. Ah. Voi non c'entrate nulla, al lavoro. Ecco in lassù, sono spostati ora. Sì. Eh? Stanno facendo di bulgino. Speriamo che sia Romolo che si vuole buttare giù. No. Ah, oh, oddio, no, vabbè. Rumolo, Romolo, quello che... Romolo. Peccato che stia diventando giorno. Comunque è bellissimo sto lavoro. Su 7 ore che lavoro ho guadagnato $1000. Beh. Io 50. Io 0. Ma come? Beh. Ho solo per la stanica. Beh. Facciamo un po' di fuoco anche noi con la tanica. No. Niente. Vabbè. Se vuoi ce l'ho io un... Vai, dammelo. No. Oh, eccoli lassù. Quali, 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 quali. Se vuoi faccio il fumogeno. Eccoli laggiù. Passiamo all'altra parte? No, ma tanto, perché andiamo lì, se finiscono. Esatto. Tanto li vediamo anche da qua. Sì, sì, sì. Comunque mi sta più simpatica adesso, Emily. Grazie. Come mai? No, meno. Che mi ha fatto sequestrare la macchina. Come no? No, scherzo. No, sì, ma ha sequestrato la mia macchina, cioè, ma... Era ripackaggiata la... Che hai fatto? Ma me l'hanno spostata, ma io non l'ho lasciata lì. Non è vero. Lo so, ma... una cosa del genere. La Electrom l'avevo parcheggiata. Una volta io ho messo a Timothy la macchina in mezzo alla strada. Ecco qua, anche io, same. Perché tu me l'hai messa in mezzo alla strada? Guardate voi, guardate che vi picchio, eh. Quando ancora non ci conoscevamo, me l'avete spostata voi la Electro, sì. Ma cosa mia ci faceva lì la mia macchina? Noi lì eravamo ancora a sparare. Qualche criminale te l'avevo spostata. Giusto perché mi odiavano profondamente. Non è qualche criminale. Comunque mi ha rotto un po' il cazzo il tenente ancora. Usate voi che la cercate, eh. Avevamo detto, ma non è vero. Baker, sei tu che te la cerchi insultando, eh. Diciamo semplicemente fare alla fine che si merita. No, se dici così, inizio, no, faccio come lui, eh. No, io non ci troccate con lui. No, come come lui, guarda che cazzo le Emily, eh. Andate via, sciu. Andiamo al lavoro. Sono finiti. Ah, no, ecco. No, sono là in fondo, ma si vedono male. Dai, di qua, guarda, di qua. Sì, ma mi scusi, farà la fine chi si merita, intendevo che verrà promosso. No. Magari diventa sergente. Anche. Fuori in piedi, ovvio. Ma scusi, ma Emily, ma lei conta di più di... No, io conto di meno. Ah, ma il tenente da quanto conta di meno? È di un grado, è il grado più alto di me. Ah. Ah, pensavo fosse il contrario. No. Come sei atletica, amore. Snodata proprio. Oh, eccoli lassù adesso. Ah, eccoli. Si spostano. Certo che hanno. Magari c'è l'elicottero. Ma perché non fanno un incidente? Ma chi? Ah, le macchine, persone. Ah, facciamo così. Oh, fanno un incidente, noi tiriamo fuori il tirapugni, gli tiriamo un pugno, la macchina è lasciata abbandonata, fa il sequestro e noi ci guadagniamo. No, ci guadagniamo di più se la ripariamo. Esatto. Poliziotti pagano di meno, si ricorda. Ricordati. Ma noi facciamo l'accordo. Facciamo una... Ah, comunque, dato che dovete creare su questa azienda, una compagnia, cioè, dovete, mi sa anche parlare con la polizia per mettervi in regola. No, è abusiva, non è problema. Ok, va bene, è abusivissima. Oh, se la polizia non si caga non è però bravo. Potrebbero fare i camion dei meccanici a quattro posti, eh. No, però vabbè. Diciamo la vabbè, però voi prestate servizio pure per accompagnare le persone, quindi sì, infatti prima l'abbiamo fatto, ecco, sono lì dietro, ciao. Vabbè, signori, io devo andare fuori città, arrivederci a tutti, ciao. Ciao a tutti. Ma guarda il medico. Ciao Mari. Com'era il medico? Ci vediamo, Mari, ci vediamo. Ciao Shanti, ci vediamo. Ciao Emily. Cosa ne pensavi della regola della gonna? Che mi sono messi i pantaloni apposta. Ottimo. Che ha fatto il a posto. Va bene, allora io vado. Ciao ragazze, ci vediamo stasera. Ciao. 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 Sì.
completamente. Vorrei proprio vederla, guarda. Ciao. Ragazzi, io devo andare a cena, quindi stacco qui la live. Stacco qui la live. Vi saluto e direi che ci possiamo vedere dopo, quando riloggo, quando dopo cena. Quindi grazie a tutti per aver guardato la live. Ci vediamo tra un qualche ora dopo cena e a dopo. E adesso magari, vedendo un po' chi c'è in live, magari vi lascio qualcuno. No, ma non c'è nessuno che conosco. Vabbè, ragazzi, io vado e ci vediamo. Ciao!